Buonasera, buonasera amici della locanda, compagni della locanda. Io saluto subito il buon Matteo e il buon Suca, sempre in nostra compagnia, gli ospiti Ciao a di questa tutti. sera. Ciao E ragazzi. sigla e poi ci vediamo con il primo ospite. Ok, come detto, questa sera do il benvenuto a Lamberto di Lecce Facci Sognare, la sua pagina su Lecce. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Buonasera, grazie a te di essere venuto e della disponibilità che ci hai dato, insomma. Questa sera parleremo ovviamente di Lecce e dato che la Serie A si è fermata in questo periodo di mondiali e anche la locanda per un paio di settimane si è fermata, oggi torniamo a parlare di Serie A, ma torniamo a parlarne con una squadra specifica, appunto Lecce, grazie a Lamberto. Allora, come sarà strutturata questa serata? Inizieremo parlando sarà divisa in due parti, quindi vi invito a rimanere per tutte e due le parti. Poiché sarà una parte iniziale un po' più tecnica, ecco, in cui parleremo della stagione del Lecce, del mercato del Lecce, e una parte un po' poi finale in cui ci saranno delle cose un po' più divertenti e interessanti no, interessante anche la prima parte, ovviamente, ma un po' più, insomma, così, giocose anche. Quindi io, senza perdere tempo, andrei a parlare subito della stagione del Lecce. E inizio con di solito quando facciamo la puntata normale della locanda, io inizio con la classica domanda: come è andata questa giornata della Serie A? La modifico un po' per queste edizioni speciali e come è andato questo inizio di stagione del Lecce? Cioè, proprio veloce. Ok, sì, è andata, cioè, tutto sommato bene, anzi, sicuramente tutti i tifosi giallorossi, ma anche la società stessa, avrebbero firmato per questo inizio di campionato a bocce ferme, e tranne una flessione dopo la prima piccola sosta per le nazionali, quelle 2 settimane, e tutto sommato, cioè, i giallorossi si sono comportati molto bene ed hanno anche, per fortuna, anche finito bene prima della sosta dei mondiali con 2 vittorie contro Atalanta e Sampdoria, e prima Importanti. ancora, sì, vittorie importantissime, e anche un pareggio prima ad Udine. E dove, grazie a questi comunque buoni risultati, abbiamo risalito un po' la china perché avevamo passato già un periodo un po' brutto. Sì, ecco, Lecce adesso che si trova a più 8, mi sembra, se non sbaglio, quindi Sì, 15 punti, no? Più 8 sì, sì. sulla zona retrocessione. Come lo vedi? Cioè, partiamo da un po' da un pre. È una squadra costruita per rimanere in A o la vedi in difficoltà? Cioè, anche come gioca, tu ti senti di poter dire mi sento tranquillo, possiamo giocarcela, vedendo anche i risultati comunque ottenuti nelle ultime 2 giornate? Beh, diciamo la tranquillità, No, è chiaro. ovviamente non la si ha, cioè, vedendo anche, diciamo, sulla carta, anche se la squadra sul campo ha detto tutt'altro, però, secondo me, cioè, è stata costruita la squadra soprattutto puntando sui giovani, Sì. con un budget basso, però puntando soprattutto sui giovani, con tanti prestiti, con diritto di riscatto e controriscatto, e solo un paio di prestiti secchi, tra cui un Titi, per esempio, Pezzella. Però, diciamo, abbiamo per fortuna anche il maestro dei Ah, giovani, cioè Corvino, quindi che ci ha sì. dato comunque una grossa mano. Già comunque si sono visti i risultati. Secondo me le premesse sono buone, però ovviamente il campionato è ancora lungo, quindi staremo a vedere. Certo, come diciamo sempre ormai in un paio di, anzi, in tutte le puntate della locanda l'abbiamo detto,
ci sarà uno stravolgimento dal prima dopo il mondiale, cioè è inevitabile che la stagione cambi dopo il mondiale. E il Lecce, se non sbaglio, non ha nessun giocatore al mondiale, giusto? Forse no, No, non ha nessuno. nessuno, no, No, neanche. nessuno. Ero in dubbio forse con Bradaric, ma non è stato convocato, No, giusto? no, no, no. Ok. E non ha nessun giocatore al mondiale, quindi questa cosa la vedi più come una cosa a favore o una cosa a sfavore del Lecce? Beh, di sicuro a favore, perché grazie a questa sosta si può fare una tipo un'altra preparazione che alla fine a gennaio, come quando che inizia un nuovo campionato, cioè sarà così, e anche quando inizia anche il calciomercato, e quindi vedo tutto a favore. Ovviamente, se qualche giocatore sarebbe stato convocato, ci avrebbe fatto piacere, anche per la società stessa, per valorizzare i suoi giocatori e puntare, no, alle plusvalenze. Perché una società come il Lecce, quello è tanto importante, però tutto sommato meglio così. Chiaro, poi è un discorso di sì, anche di immagine, no? Farsi Pure, vedere, sì, farsi conoscere, ovviamente. sì. Sarebbe stato interessante vedere magari qualche giocatore, ma probabilmente ce ne sarà l'occasione, magari qualche giovane che esplode e si fa vedere, magari qualche chiamata anche in nazionale, no? Sì, Potrebbe sì, essere una sì, sì. cosa interessante anche così. E, quindi tu dici che è una cosa a favore dei giocatori, perché hanno fatto comunque, può essersi creato ancora più gruppo, no? Stando insieme, non giocando allenamenti, Sì, magari sì. una piccola parte di ritiro, questa cosa crea gruppo e aiuta. Mentre se fossero andati ad un mondiale, magari sarebbero arrivati un po' più, magari anche preparati, Scarichi. un po' più, tu dici un po' più scarichi, ma io pensavo magari un po' più, non, cioè, smettendo di avere quella, chiamiamola anche un senso di continuità, no? Tipo nelle partite, cioè avere la partita, gli allenamenti, la partita. Si è persa un po' questa, o dici no, no, è meglio così. Ah, beh, sì, quello sì, infatti l'unica cosa, diciamo, negativa potrebbe essere quello, perdere le motivazioni, ma anche il ritmo partita, però alla fine va bene così. Ora il Lecce cioè, farà delle amichevoli, cioè, Chiaro, poi. poi sì, farà una contro l'Udine. E poi un'altra ancora è da stabilire con una squadra di Serie A straniera. Ok, quindi anche delle prove interessanti, perché comunque, cioè, non solo per vedere com'è la condizione fisica, ma per vedere se la condizione che abbiamo visto nel finale di, chiamiamolo finale di stagione, che non è un finale di stagione, è una forma che si può mantenere nel tempo. E cambiando un attimo discorso, che a me piace mettere un po' zizzania, io sono quello che fa. Allora, te lo dico anche a te, lo dico sempre. Io tante cose le dico non pensandole, nel senso le dico solo per vedere la reazione Ok, o. sì. Ok. Ma questo allenatore, come sei contento dell'allenatore? Io so che in Italia non si è mai contenti, anzi, difficilmente si è contenti dell'allenatore. Quindi voglio sempre fare questa domanda a tutti. No, ma già a partire dall'anno scorso sono rimasto molto contento del lavoro che ha fatto Baroni. E soprattutto lavorando nella fase difensiva, dove negli ultimi anni con gli allenatori come Liverani e Corini peccavamo molto. Invece, grazie al gioco di Baroni, ora abbiamo un gioco più attento nella fase difensiva e anche un gioco, direi, più concreto, Sì, grazie alle verticalizzazioni. sono pienamente d'accordo con il discorso della fase difensiva. Infatti, se andiamo a vedere la differenza reti rispetto a quelle di quella fascia di classifica, diciamo, è totalmente diverso. È una squadra molto più solida difensivamente. È vero che ha avuto un po' di problemi all'inizio, no? Con la storia dei centrali, che non si capiva chi fosse centrale, chi potesse Sì, giocare, un po' gli cioè, siamo adattamenti. partiti da una situazione tragica, si può dire, sicuramente, cioè senza centrali, ad ora invece ad averne di più, Sì.
Soprattutto anche il fatto che abbiamo scoperto un grande calciatore come Baschirotto Ecco, nel ruolo di centrale. prossima domanda che ti avrei fatto, ma quindi Baschirotto adesso dove gioca? Perché Baschirotto deve giocare, cioè Sì. è indubbio che Baschirotto debba giocare. Dove gioca? Centrale, ma anche lui ormai cioè vuole giocare Bayern. solo centrale, cioè ovviamente cioè, se gli chiede se c'è bisogno, lo chiede il mister, ovviamente gioca come terzino, però lui è più contento giocare da centrale. Chiaro. E infatti sicuramente a gennaio sarà sfoltito, andranno via penso uno, massimo un paio di centrali e poi si prenderà un terzino destro per far rifiatare Gendere, Sì. che comunque ha fatto un gran inizio di campionato. Ecco, visto che parliamo già di giocatori, mi sposterei a parlare subito di mercato. Parliamone subito, così poi lo leviamo, insomma. Lecce ha acquistato tanti giocatori, ok, ma ne ha anche ceduti abbastanza, o comunque sono finiti dei prestiti. Beh, sì, anzi, dovevano essere ceduti anche altri giocatori, però sia per o dei giocatori non volevano partire, come ad esempio soprattutto Rodriguez, si è voluto giocare le sue chance in Serie A, oppure non si è trovato in mercato come Bjorkengren, però sì, comunque è stata sfoltita, ma Non è si sono ancora fatti completo, altri dici? acquisti anche. Non è il processo di sfoltimento, diciamo, non è ancora completato. No, no, si vuole provare a mandare in prestito Rodriguez, però sembra che la società approverà, però sembra che ancora vorrà rimanere. Invece Bjorkgren sembra che in Italia non ha tanto mercato, si proverà di mandarlo al mercato estero. Sì, ecco, diciamo che uno dei, chiamiamoli, problemi delle squadre di media classifica, media bassa, no? È avere tanti giocatori tutti sullo stesso piano, no? E quindi non riuscire a trovare poi quelli che sono i titolari. Anche se in realtà, adesso mi contraddico un Beh, po', Lecce li ha trovati, secondo me. Cioè, a penso che sì. statistiche, sinceramente, sono ben evidenti i titolari su Lecce. Esatto, però se andiamo a vedere inizio stagione, no, c'è quella fase di compro e poi vedo chi è il buono e l'altro lo Sì. scarto, ma non voglio dire lo scarto, ecco. Parlando di acquisti, un acquisto interessante è, anzi no, è in prestito giusto Colombo e Prestito con diritti di riscatto e prestito con diritto, contro esatto. riscatto. Esatto, Colombo e Banda sono i due Banda, più... sì. No, quello è stato acquistato però. Sì, i due acquisti, diciamo, più in forma, forse insieme a anche Baschirotto, visto che Colombo l'ha sì. spostato. Colombo sì, si è ripreso alla grande con gli ultimi due gol cioè, nell'ultima partita ha fatto due gol. Però Banda invece è finito per calare come prestazione, infatti ha giocato di più nelle ultime partite di Francesco e per fortuna ha trovato anche finalmente la via del gol. Però si vede comunque che ha tanta qualità, però bisogna diciamo sgrezzare le sue qualità, ecco. Cioè, gli manca quella scelta, no, del tiro, del passaggio al momento giusto, Sì, però si vede che ha grosse qualità. Banda. l'abbiamo sempre detto anche qua in locanda Ah, che sì. comunque secondo noi Banda era, non dico l'uomo in più, però quello che poteva fare la differenza in questo Lecce e soprattutto nel campionato italiano. Sì, no, ma soprattutto all'inizio, poi dopo si è un po' perso, però. Speriamo per voi che dopo il mondiale ci sia un altro inizio, Sì, dai, sì, anche dai. per lui. Un giocatore invece che a me piace molto e che nelle ultime sfide, in questa parte di stagione si è valorizzato, ecco, è Gonzalez, il centrocampista, il ragazzino, un anno più di me in realtà, ragazzo, Gonzalez, ecco, e a me è un giocatore che piace un sacco perché è fisico, comunque non ha una cattivissima tecnica, insomma, in mezzo al campo si fa rispettare e mi piace, cioè,
È un po'. Cioè, è un centrocampista moderno, possiamo dire, un po'. Sì. Non voglio dire nomi perché non voglio fare cavolate, Mm. però è un buon centrocampista, mi sta piacendo molto. Secondo te può essere il futuro del Lecce, cioè nel senso, bisogna attaccarsi a questi giocatori? Sì, sicuramente. Cioè, alla fine Gonzales è uno dei primi frutti che vengono dalla primavera e si punta molto su di lui. Infatti, proprio la scorsa settimana è stato rinnovato il contratto a cifre più adeguate, perché ancora aveva cifre da primavera, e fino al 2027. Sì, vedevo proprio sulla tua pagina che sono stati rinnovati adesso Gonzales e E Gallo. Gallo invece fino al 2026 con opzione per il 2027. Ecco, Gallo è un giocatore che io non conoscevo sinceramente perché io seguo la Serie B nel momento in cui c'è il Venezia. L'anno scorso era in Serie A, quindi l'anno scorso la Serie B non l'ho calcolata perché, per ovvi motivi. Quindi io Gallo era un giocatore che non conoscevo. E non so in realtà neanche, devo dirti la verità, non so se è arrivato quest'anno o se c'era già. No, ce l'abbiamo da abbastanza. L'abbiamo preso dal fallimento del Palermo. Lui veniva dal giovanile Ah, del ok. Palermo. Però quando l'ho visto nelle prime partite in Serie A, mi è. Non ti dico piaciuto perché, vabbè, ovviamente le prime partite sono difficili, però mi ha incuriosito, mi ha stuzzicato. Ecco, mettiamola così. E su quella fascia, se non sbaglio, gioca anche Bradaric. No, è Pezzella. Sì, scusami, Pezzella. Tra i due, l'esperienza di Pezzella o l'esplosività di un Gallo che vuole mettersi in mostra? Ok. Allora, ora come ora è Gallo, perché nonostante diciamo fa comunque i suoi errori, come giusto che sia, la sua giovane età, però è stato più continuo rispetto a Pezzella, che ha un po' alternato prestazioni buone e prestazioni invece altre meno buone. Sì, Pezzella che arriva da Parma, giusto? È in prestito dal Parma, quindi in E sì, definitivo. è dal Parma, il prestito secco dal Parma. Ok, e quindi insomma non si sta giocando bene le sue Io carte. spero che ci dia una mano per far vedere, diciamo, le sue qualità, perché l'esperienza ovviamente ce l'ha, però finora non si è visto molto. Sicuramente molto è stato anche per la sua forma fisica, questo c'è anche da dire, perché anche quest'estate se l'è andata a parte. Da solo, quindi sicuramente è stato Ok. anche quello il motivo del fatto che non abbia brillato. Poi una domanda sempre sui centrali che sono stati acquistati in questa sessione di mercato. Ci sono due centrali su cui si avevano delle grandi aspettative, no? Che sono Pongracic e Umtiti, per due motivi diversi, no? Di nome Umtiti aggiungerei di no tutti e due, credo. esatto, ci sono delle aspettative, però per due motivi diversi, no? Umtiti, il campione, però che arriva da delle brutte stagioni, però può rilanciarsi. Invece Pongracic, un ragazzo del Dortmund che ha sempre ottimi giocatori, sempre dei giocatori pronti a lanciare, e che arrivano in una squadra neopromossa per tenere salda una difesa, con un gioco appunto di Baroni che ha solidificato la fase difensiva. Come gli ha, cioè, rispetto alle tue aspettative che avevi a luglio, agosto, ecco. Come ti senti adesso rispetto a questi acquisti, diciamo, e alle loro No, tutti e prestazioni, ovviamente? due diciamo che hanno fatto il suo, perché Pongracic si è vista proprio la sua grande qualità. Infatti, secondo me, anche insieme a Baschirotto si completano molto a vicenda. E anche Umtiti, dopo un lungo percorso, per capire, sia perché un conto giocare nel Barcellona, un conto giocare nel Lecce. Quindi un gioco diverso, però fin dall'inizio hai visto che si è calato bene, con umiltà, e poi si è visto anche in campo questo. Se non sbaglio, ha fatto 5 presenze, e quando c'è lui si vede che la squadra anche lì dietro ha più sicurezza.
ed alza anche di più il baricentro. Esatto, sono d'accordo. Secondo me la sua bravura, diciamo, è stata proprio quella di arrivare con l'umiltà, di dire ok, sono arrivato al Barcellona, però aspetta, cioè non sono più quello che è arrivato a Barcellona, ma posso dare ancora la mia, posso dare ancora il mio contributo. E secondo me, come dici tu, si vede quando è in campo lui. Anche Un'ultima perché domanda parliamo su... di un giocatore che ha appena compiuto 29 anni, quindi è Sì. Sì, tutt'altro volevo che di. aggiungere un paio di cose, tutti e due i Vai. calciatori, se posso. E, cioè, tutti e due sono state occasioni, delle grandissime occasioni, dove si è vista anche la bravura, ripeto, proprio di Corvino, Ah, sì. perché vabbè, una è stata un'opzione di rilancio, come abbiamo detto, del Barcellona, grazie anche ai suoi contatti, sia col Barcellona stesso, ma anche con il procuratore. E, Certo. che è lo stesso anche di Gonzales, che Gonzales anche viene dalla primavera del Barcellona, e invece Pongracic è stata anche un'occasione forse pure più grande, no, potrei anche azzardare, perché l'abbiamo preso addirittura anche con il diritto di riscatto a soli 2 milioni, perché lui ne vale sicuramente di più. Sì, già nel calcio di oggi, cioè, 2 milioni sono veramente pochi. Non Sì, compri sì. un Sì, centrale buono come Pongracic a 2 milioni adesso. Mettiamola così. perché ha Diciamo. sfruttato l'occasione che ha avuto dei problemi con il Wolfsburg, perché lui il cartellino è del Wolfsburg Ah, ok, ed sì. ha anche una causa in corso, e quindi ha sfruttato questo, ecco Corvino, portarlo qui a Lecce. A valore di transfer market 6 milioni, quindi. Sì, c'è cioè il triplo. Masterclass del Lecce. Ecco, Esatto. e appunto ho visto un post oggi, non mi ricordo, non vorrei dire che parlavate, non penso fosse tuo, sincero, di Colombo che dice quando ti chiama Corvino, ah, cioè, non puoi Ah, dirgli di no. Ok. beh, sì, ma è una grandissima esperienza, sì. Diciamo che una gran forza delle squadre di oggi sono i dirigenti, e si è vista, cioè nel senso... Se uno è un buon dirigente, c'è un motivo se è un buon dirigente. Ecco. E, vorrei chiudere il discorso mercato con un acquisto che a me intrigava molto, ma che è partito col botto, ma si è un po' amosciato, diciamo così, che è Szczesny, Szczesny, non so la pronuncia esatta. È arrivato, bombe dappertutto, e poi si è un po' fermato. Cioè, qual è il velo, Szczesny? Come lo vedremo dopo la sosta? Beh, sicuramente sia lui sia Colombo hanno fatto vedere le loro qualità, e qualità anche differenti. Cioè, per esempio, Sissé è più un calciatore proprio adatto per i contropiedi, con la sua grande agilità e velocità. Però secondo me anche visto cioè, quello che ha fatto il Lecce, secondo me ha fatto cioè, quello che doveva fare lo ha fatto. Poi soprattutto che a inizio campionato, comunque nelle partite anche dove abbiamo avuto più difficoltà, dopo, come ho detto prima, dopo quella piccola sosta, era proprio... anzi, proprio per dirla tutta, il problema che secondo me ancora ora c'è è il centrocampo. Se non gira il centrocampo, non gira la squadra. Secondo me non è stato molto supportato, ecco, la punta, sia quando si è trattato di Sissé sia di Colombo. Sì. Invece questo si è visto di più nelle ultime partite, dove abbiamo fatto comunque grandi, grandi prestazioni, grandi cose. Certo. E scusa, E se posso finire del mercato? vai. Vai, sì. E forse, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere il nuovo acquisto anche Falcone? Sì, è un nuovo acquisto. Acquisto è sempre opzione prestito con vabbè, diritto di Sì, riscatto. diciamo, è arrivato adesso. Sì. Quest'anno. In ogni caso, grande acquisto anche quello, Sì. perché dovrebbero farlo santo, sono primo al fantacalcio grazie a Falcone, quindi. Mamma mia. Ecco, Sì. ringraziamo allora per il fantacalcio di Suca. Grazie mille. E, no, io ho l'ultima domanda un po' così sulla difesa, no?
parlato di Baschirotto che si trova meglio centrale, abbiamo parlato di Pongracic, di Umtiti, ma provando di difesa a 3? Come la No, vedi? soprattutto per come Baroni il modulo No. No. rimarrà sempre quello, varierà qualcosa a centrocampo, come ad esempio passare da 4-3-3 a 4-2-3-1, però bene o male quelli sono, diciamo, modi di Quello, giocare sì. suoi, quindi stravolgere proprio perché è un conto fare la difesa a 4, è un conto comunque fare la difesa a 3, quindi non so se avranno lavorato in Ma questa... la sosta. Magari, in questa sosta, ma non credo. Però come dicevi tu, c'è una solidità difensiva che si è trovata, che si è costruito, e poi un lavoro già Sì. iniziato dall'anno scorso la Serie B, cioè non penso che si vada a cambiare così. Per provare tre giocatori buoni, meglio averne tre buoni, che due giocano, poi uno lo fa. Cioè, Farli girare anche, sì. va benissimo, ancora meglio. Ok, Comunque, come... ovviamente sì, No, Matteo. Esatto, vai Matteo. No, volevo dire, comunque lui ha parlato tanto di poter variare il centrocampo. Secondo me sono un giocatore su tutti che non varierà Baroni per l'importanza che ha nella squadra. E per, a parer mio, se non guardiamo le statistiche, cioè se non guardiamo le statistiche, parlo dei gol e degli assist, per me è il miglior giocatore del Lecce quest'anno, che è Morten Hjulmand, che è il giocatore a parer mio più forte, cioè più importante, non più forte, più importante che Lecce, perché nessuno ci fa caso, ma poi Lamberto saprà dircelo meglio di noi. È il giocatore che dà equilibrio e soprattutto dà anche molta qualità in mezzo al campo. Sì, sicuramente, cioè, lui è proprio insostituibile. E, diciamo, è l'unico che non ha mai deluso in quel centrocampo. Poi dopo, vabbè, si è vista la crescita di Gonzales, poi nelle ultime partite, finalmente, direi, ha messo come mezzala comunque il centrocampo anche Blen e si è trovato alla fine la quadra. Però, proprio come dicevo prima, ovviamente secondo me ancora non basta, perché bisogna in questo calciomercato, comunque invernale, bisogna rinforzare questo centrocampo. E, infatti è vicino anche l'arrivo di Bove dalla Roma, non si vuole proprio stravolgere, cioè non ci aspettiamo nomi altisonanti, però... Comunque sempre c'è cioè un giocatore come Bove, per esempio, cioè giovane, promettente. Però Ecco, tu. Lecce non ha con quelle caratteristiche di Hjulmand, non ha nessun altro giocatore. Io piuttosto proverei a prendere una riserva, cioè nel senso, per dire come l'Inter si parlava di Vice Brozovic, per dire, cioè secondo me anche uno con quelle caratteristiche di Hjulmand, perché secondo me è il vero ruolo che a Lecce mancherebbe la vera e propria riserva. Sì, pure quello sì sarebbe anche importante, anche un Vige Hjulmand e anche un'altra mezzala, almeno due acquisti al centrocampo io li farei, visto anche la grande delusione anche di Bistrovic, dove mi aspettavo tanto, però sembra che non si sia molto adattato nel calcio italiano. No, purtroppo no. Volevo dire, mi è venuta in mente una domanda che mi è passata di testa. Scusa, Beh, sì. ah, no, no, ok, mi è venuta. Dovevamo andare a parlare di fantamercato, Esatto. ok? E ci siamo entrati così automaticamente, quindi già che ci siamo, facciamolo. E ti chiedo, secondo te, quindi, chi sarebbe l'acquisto ideale o in quale zona andresti a rafforzare del Lecce, anche se credo che tu abbia già risposto, però ti chiedo di fare Magari due o qualche tre nome. nomi così, Esatto. anche non solo del centrocampo, se secondo te ha Sì, bisogno. beh, chiaro, chiaro. Ovviamente sempre, insomma, nel Cioè, senso, scegliere proprio no. dei nomi? Boh, sì, secondo te. Sì. I primi che... Cioè, nel senso, niente No, di... non me la sento, diciamo, di dire nomi, Ok. però... Ok. I ruoli almeno, No, dai. però come ha detto, sicuramente due acquisti a centrocampo e un terzino destro per far rifiatare Gendré, visto che Baschirotto ormai lo vedremo più Sì. come centrale.
Questi secondo me sono gli acquisti, diciamo, vitali. E in avanti, soprattutto durante il campionato, si era anche pensato a un acquisto come un'altra punta centrale, però visto anche l'esplosione di Colombo, secondo me ne possiamo anche fare a meno. Secondo me stiamo bene così, anche lì. Onesto. E tu il colpo Bove lo approveresti? Beh, direi di sì. Cioè, Sì. proprio il profilo adatto a Lecce. Ok, allora, abbiamo parlato di Baschirotto e non lo dico a caso, ma perché adesso andiamo a fare quella. Entriamo nella parte un po' più rilassata, Caliente. un po' più che siamo scherziamo, ridiamo, ci divertiamo. Allora, la prima parte avevamo pensato, abbiamo fatto una puntata prima della fine dei mondiali, della fine della Serie A, sì, la chiamo fine ma non la fine, quindi passatemela, in cui abbiamo scelto i tre top goal, top assist, top parate, però volevamo riproporlo anche con voi, con gli ospiti, per ogni ospite, però poi abbiamo detto, vabbè, ma gol, assist e parate sono una cosa un po' che si vede, si rivede, la fanno tutti. Quindi noi abbiamo trovato il marchio di fabbrica, abbiamo una cosa che ci siamo inventati, ed è l'esultanza. Quindi io ti chiedo, qual è stata secondo te, in questa prima parte di stagione, l'esultanza più bella? Come puoi aver capito la mia, sai già qual è, insomma, te l'ho detto prima. E questa poi verrà, vedremo alla fine tutte le esultanze, ma verrà fatto un contenuto insieme, insomma. Ah, ok. Ci capiremo. Vabbè, direi mi è piaciuta molto l'esultanza di Sissé e se non sbaglio è stato il gol contro la Salernitana. Ok. Sì, beh, non serve, cioè nel senso, quelle che ti vengono, quelle che ti sono piaciute di più, nel senso, non serve Vabbè, per forza anche per esempio farne. Colombo, anche pure Colombo contro comunque una delle ultime partite anche mi è piaciuta, tipo tipo formava un cuore, Ah, era una dedica. ok. Quindi selezioniamo, diciamo, Sissé e Colombo. Ok, poi una di queste due le metteremo. Ovviamente io e Suka, no, Matteo non ci eravamo sentiti, ma io e Suka pensavamo al buon Baschirotto perché a noi ci ha fatto innamorare con quelle esultanze Ah, sotto la già. curva, Pure, quella Cernobbio. sì, giusto, anche, sì. Mamma mia. Ok, e invece adesso ti introduco il gioco di cui ti parlavo all'inizio. Come funzionerà? Qui dovrò parlare un po' di più, un attimo, un momento complicato. No, non è complicato, è che io ci metto 2 ore a spiegarmi. Allora, è un gioco di previsioni, ok? Quindi poi i risultati si vedranno a fine stagione ed è una competizione, chiamiamola, tra tutti gli ospiti. Quindi poi alla fine della stagione vedremo l'ospite che ha fatto più punti o gli ospiti che hanno fatto più punti. Ok? E l'abbiamo chiamato Le Mance, appunto, per stare in tema locanda. In questo gioco andremo a dare dei premi, no? Come alla fine stagione si dà il miglior centrocampista, il miglior attaccante, ecco. Una cosa simile, adesso ti dico quali sono i premi e le. I requisiti, diciamo, i criteri di valutazione che poi sceglieremo, andremo ad adottare. Ovviamente la facciamo su Lecce, no? Quindi poi vedremo quanti ne hai presi alla fine della stagione e così. Allora, il primo premio che abbiamo scelto è lo stagista. Intanto io li faccio passare qui sotto così i ragazzi possono leggere. Allora, lo stagista è l'under 21 con il maggior contributo gol, quindi che ha fatto più assist o più gol, secondo te del Lecce? Ovviamente poi in caso non facesse nessun gol o assist, nessuno degli under 21 facesse gol o assist, ci andrebbe a vedere la media fantavoto, che utilizzeremo quella della Fantagazzetta, penso, perché penso sia il criterio più oggettivo. Non so se hai qualcosa contro Fantagazzetta, perché so che c'è gente No, odia, per quello l'ho messo dentro in punta di piedi, ho detto no, che adesso
Dovevo chiedertelo prima. Vabbè. Quindi lo stagista che è l'under 21. Ok, se Lo vuoi te posso li dire dico ora tutti. o dovevi? No, ok, allora, se vuoi te li dico tutti e poi li scegli, Ok, così ho più tempo di pensare, se no facciamo uno per uno, come preferisci. Vabbè, facciamo. No, elenca e poi dico dopo, sì. Ok, allora, il secondo premio andrà all'impiegato dell'anno, ovviamente, autoesplicativo, è il miglior giocatore della stagione e sarà appunto proprio la media fantavoto più alta della Gazzetta, sì, ecco. Dopodiché abbiamo l'artigiano, e qui è da spiegare un po'. Nel basket si chiama Most Improved Player, ok? Il giocatore che si è più migliorato nella stagione, quindi il criterio di valutazione funziona così. La media voto, abbiamo diviso la stagione in due, prima del mondiale e dopo il mondiale, quindi la media voto prima del mondiale e la media voto dopo il mondiale. Alla fine si va a fare una differenza e chi ha la differenza maggiore, insomma, quale giocatore avrà la differenza maggiore tra queste due, ovviamente in positivo. Dopodiché, questa è una chicca interessante, è il boscaiolo, ok? Anche questa molto esplicativa, ed è il giocatore con il maggior numero di cartellini, che ha preso più cartellini. Ovviamente il giallo poi vale un punto e il rosso uno e mezzo, nel senso due rossi sono come tre gialli, più o meno per capirci. E in ultima abbiamo, questo è un po', anche questo è un po' complicato da spiegare, il lavapiatti. Ovvero il dodicesimo uomo, cioè quello che entrando dalla panchina ha il maggior contributo gol. Ovviamente anche qui nel caso nessuno di quelli che entrasse sulla panchina avessero contributi gol, la migliore media del voto, insomma, media voti. E questi sono i nostri premi che daremo a fine anno e che controlleremo i punti. Ovviamente per ogni prediction presa è un punto, se le prendi tutte e 5 è un punto addizionale, quindi 6 punti. Ah, ok. Sì. Queste sono le nostre mance. Allora, l'Under 21, direi Colombo. Cioè, Ok. ero indeciso anche con Gonzales, però visto anche che è un ruolo un po' più arretrato, e poi purtroppo dalle mezzali sono arrivati, anzi, l'unico è stato lui che è Ah, arrivato, ha sì. fatto solo un gol, se no il resto zero, quindi dai, un punto su Colombo. Ok. Poi l'MVP della stagione, l'impiegato dell'anno. Ok, l'impiegato dell'anno era. Il migliore con la media più alta alla fine dell'anno, quindi il miglior giocatore della squadra. Ah, ok. Beh, direi Hjulmand, Ok. perché anche Sì. finora è stato uno dei più costanti e sicuramente difficilmente verrà smosso, salvo, Infatti. vabbè, però Non diciamo sì, niente. non diciamo nulla. Ok, dopodiché abbiamo l'artigiano, cioè quello che si è più migliorato, chiamiamolo così. Quindi che ha iniziato magari, che adesso sta facendo benino, ma poi farà molto bene. Questo è poi il giocatore da andare a trovare. Di Francesco. Di Francesco, ok. E poi il mio preferito, che è il boscaiolo, quindi quello che riceverà più cartellini. Qui è Questo complicato perché questo è proprio puro, puro culo, possiamo dire. Cioè, nel senso, è imprevedibile questa statistica. Cioè, oddio, puoi avere, nel senso. Anche se secondo me c'è uno molto avanti in questo momento. Vabbè, la butto. Blen, se giocherà molto a centrocampo. Anche se anche un TT non scherza molto, eh? 5 partite, 4 cartellini gialli. Vogliamo mettere Blen o MTT? Decidi. Blen, comunque Blen, ti senti provo Blen. fiducioso su di lui, punti. Lui è il Sì, tuo dai. boscaiolo, va bene. E poi l'ultimo, lavapiatti, questo è, come ti ho detto, che entra dalla panchina, quindi l'esempio più lampante sarebbe un Muriel dell'Atalanta di un paio di anni fa, no? Che faceva sempre gol. Uden. Ok.
Ok, allora queste sono le tue mance, vedremo a fine stagione, quindi no, una previsione, vedremo come va a finire, ci sarà da ridere o Sì, da... sarà un bel gioco, sì. Poi vedremo con Marco, il capo degli osti, se ci sarà qualche premio, qualcosa di interessante. Ci avevo pensato, ma non lo so, vedremo. Ok, quindi abbiamo gli ultimi 5-10 minuti e mi è venuta in mente una domanda, ma lascerei fare delle domande alla chat se hanno delle domande, C'è già una ovviamente, domanda e ce n'è già da una, ma prima di scrivere. andare su quella, ecco no, facciamo subito quella, poi io ti chiedo la mia anche, al limite ti scrivo un messaggio, capito? Allora, giocatore come Dennis Mann, secondo te potrebbe essere un colpo da Lecce? Dennis Mann che adesso gioca al Parma e Parma. non sta facendo male. Veramente non lo sto, cioè non lo conosco. Ok. Sono sincero, sì, non No, no. sto seguendo quest'anno, non so, anche se è un campionato bellissimo, come la Serie B, però non ho seguito molto veramente quest'anno. Ok, quindi Per ovvi niente. motivi aggiungerei. Proprio di Vabbè, sì. sì. Per fortuna. La mia domanda era una domanda un po' più come dire, un po' più spirituale, mi viene da dire, ma non è così. Cioè, un giocatore come, parlando di Ullman, mi è venuta la domanda, no, prima, che giovane così, che prende la fascia, che è a Lecce da un paio di stagioni, cioè E non so, da tre tre stagioni. stagioni, tre stagioni, sì. Cioè, proprio per la città di Lecce, cioè per uno di Lecce, o comunque un abitante della Puglia che ti fa Lecce, cioè quanto è attaccato a Ullman, quanto gli vuole bene, detto proprio in parole umili Tantissimo, dell'asilo. Sì. tantissimo, perché vabbè, si sa, cioè Lecce è stata sempre comunque una città del sud, piazza del sud, tanto calorosa, e giocatori come Hjulmand, Baschirotto, comunque giocatori che sudano sempre la maglia, saranno amati, cioè, Ah beh, dai sì. tifosi giallorossi. Sono quelli che poi ti fanno appassionare, innamorare di una squadra alla fine. Le Sì, sì, sì. cosiddette bandiere che ormai è difficile trovare, no? Sì. Anche se magari un po' più. Magari proprio lui potrà diventarla. Sì, no? Non Secondo credo, perché già ora ha tante pretendenti te? Si parla anche al di già. fuori dell'Italia, quindi non penso che rimarrà molto a lungo, ecco, non solo lui. Sì, però beh, dai, insomma, un giocatore che non, diciamo, non italiano, che si lega così a una città è interessante, nel senso, la Sì, città, vabbè, no. comunque sì, sta qua da 3 anni, e, cioè comunque una nuova cultura, una nuova lingua, e, cioè addirittura sa anche qualche parola in dialetto, e quindi sì, cioè... Ah, ecco una cosa interessante che anche non avevo pensato, ma che potremmo fare con tutti, è se ci dici Forza Lecce in dialetto. Cioè, o è semplicemente, cioè, tipo Forza Venezia, sia Forza Venezia, cioè non cambia niente. Sì, no, sì, diciamo in questo caso non è che cambia, chissà che sì. Oppure un motto della squadra, qualcosa, non lo so, mi è venuto in mente adesso, non era preparato, quindi capisco un attimo il. No, beh, sì, ora come ora non mi sta avvenendo, Ok, sì. non ti preoccupare, è una cosa che mi è venuta adesso. Allora, Ma adesso, scusa un attimo se interrompo. Vai, 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 no, no, vai. Stavi parlando di Ullman, che purtroppo secondo te andrà via, che ha molte Sì. pretendenti, e avevi aggiunto che non solo lui, non solo lui, che nome Ah. E anche Gallo stesso, che è stato appena, diciamo, blindato, anche lui si stanno sentendo vociferare comunque diverse squadre su di lui, anche per la mancanza comunque di giocatori promettenti in quel ruolo. Sì, giusto. Ci può stare, ci può stare. Vabbè.
Ok. Spero per il Lecce che se devono andare via vadano a cifre importanti. Sì, sicuramente. Beh, soprattutto Hjulmand. Gallo ovviamente tanto tanto da migliorare, ma anche come Hjulmand stesso, per esempio, non ha il tiro, forse l'unica cosa che gli manca è il tiro. Però comunque hanno delle, si vede, sono comunque giocatori non promettenti. Anche se non è uscito male contro la Juve, peccato per il Parma. Mamma mia. Però La squadra comunque, no, di Parigi. volevo dirti, stasera mi fa strano, di solito il miglior giocatore, quello più talentuoso, soprattutto le piccole squadre lo nominano sempre. In questo caso io non ti ho ancora sentito nominare Strefezza, che è quello qualitativamente più forte, si Sì, può ma dire. diciamo forse non l'ho nominato perché forse anche insieme a Hjulmand non è una sorpresa. Anzi, Hjulmand in parte lo può essere, cioè lo è in parte però, perché è un nuovo campionato, no, che sta affrontando. Però comunque Strafezza ha più esperienza, ha fatto anche un po' di esperienza pure in Serie A. E, cioè, è uno dei giocatori comunque più forti che abbiamo. Cioè, potevamo aspettarcelo anche vedendo la stagione che ha fatto l'anno scorso Sì, in Serie B. diciamo Io non è una sorpresa per noi, Servezzo. invece ho una domanda così per concludere, perché poi se Matteo o Luca hanno altre domande possiamo andare ancora avanti. Una domanda particolare. L'anno scorso giocava avanti Di Mariano, no? Che è arrivato da Venezia, Sì. lo conosco abbastanza bene, ecco. E mi pare che abbia fatto tipo 5 gol. Se... Cioè, quanto è servito Di Mariano alla risalita in Serie A e quanto manca un Di Mariano anche come figura, secondo te? O dici è stato un giocatore da Serie B? Infatti, ce lo vediamo: Venezia è andato in Serie A, è andato in Serie B, Lecce è andato in Serie A, è andato in una Serie B a Palermo. Sì, Secondo secondo te è un me giocatore. anche secondo me poteva dire la sua anche in Serie A, però forse anche per puntare più su giocatori un po' più giovani come Banda stesso, ed anche per un problema che forse non gli era passato del tutto la pubalgia. Sì. È andata così, però comunque l'anno scorso, nonostante quel problema, ci ha dato una grossa mano. Anzi, secondo me, se non avrebbe avuto quel problema lui e non avrebbe avuto anche un piccolo infortunio a coda, secondo me saremmo saliti pure prima l'anno Ancora più scorso. facilmente, C'è sì. un Ok, attacco di Mariano Coda Strefezza, mamma mia, per la Serie B. beh, sì, sono uomini fondamentali. Poi è bellissimo, a me è una cosa che piace un sacco vedere come ci sono dei giocatori che nella Serie B, non, magari non perché abbiano qualità inferiori ad altri, ma nella Serie B, cioè per il loro ambito, un giocatore a cui piace lottare, cioè anche tipo un Baschilotto, secondo me. Si rialza benissimo perché ci sta facendo ricredere, cioè nel senso È non lo visto, conoscevamo sì. bene, però un giocatore come Baschilotto, con quel fisico, con quella cattiveria in Serie B, cioè è il più forte della Serie B, c'è Sì, poco da sì, sì, sì. fare. E infatti, poi, vabbè, queste sono cose. Se Matteo e Luca hanno altre domande, se no, se anche la chat ha altre domande, siamo qui e ultimi 2 o 3 minuti, poi concludiamo e che ci Ma dobbiamo salutare. io sinceramente non ho domande. Mi ha appagato tutte le curiosità. Io invece ne ho una. Ok. Vai, allora, ultimissima domanda e poi ci salutiamo. Okay. Che secondo me ti potrebbe, solo al pensiero ti potrebbe un po' rimpaurire. Ma Immagino. a parte sul fatto del mercato, che vabbè, non voglio parlare di mercato perché tra poco ricomincia la Serie A e va bene che gennaio è un mese dove ci sarà calciomercato, però io voglio chiederti. Tra le squadre che sono sotto di te, qual è la squadra secondo te che ti fa più paura in caso di rimonta, nel caso della tua ovviamente dovesse crollare, perché ovviamente ora il destino è un po' dalla tua parte, però comunque diciamo che se tu dovessi un minimo calare, le altre dovessero ingranare maggiormente, qual è la squadra che ti preoccupa di più tra quelle che ovviamente hanno deluso, tipo Hellas Verona, Sampdoria? Diciamo che quelle squadre tuttora, cioè, stanno avendo tantissime difficoltà
anche la stessa Samp, sì, con tanti problemi anche in società. Proprio oggi stava parlando anche del cambio, proprio di probabile cambio di società. Guarda, ora come ora, diciamo di no. Cioè, tra Verona e Sampdoria, diciamo, non li vedo più o meno sullo stesso livello. Però ora che siamo un po' più avanti se non sbaglio, dello Spezia. La Cremonese stessa. Forse ora come ora mi fa più paura la Cremonese, perché nonostante abbia raccolto poco durante il campionato, però bene o male le sue prestazioni le ha sempre fatte. Quindi può essere che Anche come spirito, no? riuscirà, cioè usciranno i suoi veri valori, ecco. Sono d'accordo, Bravo, sì. sono d'accordo anche io. Infatti, volevo chiederti proprio al Cremonese, che secondo me è la squadra che sono andato a vedere amichevole l'altro giorno. Secondo me è la squadra che può mettere in difficoltà quelle davanti. È anche l'unica squadra, mi sa, che non ha ancora vinto, perché ha ottenuto 7 punti, 7 pareggi. Sì, non ha mai Sì, vinto ancora, rimane, sì. esatto. Esatto, sì. Ok, beh, allora io intanto ringrazio per la disponibilità e per la presenza, Lamberto, ovviamente, Grazie a voi. e invito tutti quanti ad andare a seguire Lecce Facci Sognare, una pagina interessante, tra l'altro, perché anch'io ho trovato degli argomenti interessanti che non sapevo, perché ovviamente se si cerca di seguire un po' tutto il calcio, ma poi per andare a vedere la notizia specifica bisogna affacciarsi a queste realtà che sono interessantissime e bellissime. Quindi andate tutti a seguire. Lo ringrazio ancora per la presenza e beh, ci rivedremo ovviamente anche per i Sì, risultati. sicuramente. Ci Sì, faremo sì, sì, sì. risentire, magari insomma, uno scambio di interazioni sicuramente con l'esultanza, con il video dell'esultanza, magari Sì, faremo sì, sì, sì. Grazie una cosa insieme. Ok, quindi ti mille. saluto. Arrivederci, grazie mille. Grazie mille ancora dell'invito. Grazie di essere venuto. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.